Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio è quello di studio dell'anno diritto del lavoro restructuring. La motivazione. Per aver affiancato con successo le imprese nella gestione di tutte le questioni lavoristiche, nelle operazioni di ristrutturazione in giurisdizioni estere e plurigiurisdizioni, lo studio è considerato un'eccellenza legale in materia di diritto del lavoro restructuring, tra i più quotati nel panorama legale italiano. The winner is Uniolex. Complimenti a Uniolex e complimenti in collegamento con me l'avvocato Olimpio Stucchi, Managing Partner di Uniolex Stucchi & Partners. Avvocato, ben trovato, naturalmente perché non è la prima volta che ci parliamo io e lei, e complimenti per questo riconoscimento. Buongiorno, anzitutto, grazie. Sono veramente felice, 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 felice. Ringrazio per questo importante riconoscimento. Ovviamente il merito per questo importante successo lo estendo ai miei soci e a tutto il team di studio che ogni giorno lavora con grande impegno, con la massima dedizione. Avendo presente come stella polare l'interesse dei clienti. In effetti, l'anno scorso abbiamo completato numerose operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione, anche di rilievo, alcune che sono state basate in Italia e all'estero, altre solamente con una proiezione verso l'estero, la maggior parte delle quali per ragioni di privacy i clienti non hanno voluto comunicare perché le ristrutturazioni sono cose che si fanno, ma non si ha mai un gran piacere nel raccontarle e nel dirle. Allora, la materia credo che sia estremamente attuale perché per via della crisi che oggi stiamo vivendo, oggi e domani credo che le ristrutturazioni saranno al centro delle attenzioni, perché oggi c'è il blocco dei licenziamenti, però non appena cesserà questo blocco saranno veramente tante le aziende che avranno bisogno di porre mano ai propri organici. Certo, diciamo che la parola ristrutturazione, avvocato, sarà, lo è già, però lo sarà sempre di più, sinonimo di ripartenza. Assolutamente sì, perché le aziende in questo momento, con questa crisi, hanno dovuto navigare a vista, cercare di trovare un assetto compatibile con il momento ed è stato un esercizio davvero difficile. Devo dire peraltro che questa tematica ha toccato anche noi come studi legali. Abbiamo dovuto adattarci al Certo, momento, certo. trovare degli equilibri momentanei, ma è chiaro che non può essere così per sempre. Quindi la ripartenza dovrà farsi forte dell'esperienza di questo periodo, trovare nuovi punti di equilibrio. Perché, per Certo. esempio, tutto il tema dello smart working ci ha aperto un mondo verso possibilità di lavoro con modalità diverse e quindi ci ha fatto davvero ripensare tutta una serie di modelli che sono stati consolidati praticamente da sempre e che oggi invece possono anche essere superati, si possono trovare dei nuovi punti di equilibrio. Quindi certamente questo momento di crisi, di difficoltà, ci porrà delle sfide e dei punti fermi dai quali ripartire per il futuro. Diciamo che, visto che insomma, riprendo anche la parola che è contenuta nella motivazione, ma che è un po' una parola chiave dei nostri awards, essere eccellenze in questo momento ha significato avere un piano B efficace, naturalmente, da mettere in pista, però come dice lei non potrà continuare così, tra un po' bisognerà fare delle profonde riflessioni, però partendo da una situazione già, come dire, di superiorità rispetto a quelle che sono le difficoltà che abbiamo dovuto sopportare, no? Immagino, quindi guardando al futuro in questo modo.
Assolutamente sì. In questo periodo è stato possibile proseguire se si avevano ottime infrastrutture informatiche. Sì. Questa è una base e quindi ci apre il mondo di tutto ciò che è virtuale e della digitalizzazione. Digitalizzare la nostra attività sarà e sempre di più sarà un must, sarà la via maestra da percorrere nel futuro. E quindi rendere digitale tutto ciò che abbiamo avuto fino ad oggi in formato cartaceo. In questo devo dire che siamo abbastanza fortunati perché sin dalla nostra Costituzione, quindi anni e anni fa, noi abbiamo avuto in formato digitale, per esempio, la gran parte della nostra biblioteca. Tutti gli acquisti di libri nuovi non li facevamo più in formato cartaceo, bensì in formato digitale. Utilizziamo tantissimo le banche dati, abbiamo percorso, una strada di doppio binario, se vogliamo. Ecco, tanto per citare, certo. Di doppio binario, e quindi tutto ciò che è il nostro studio ce lo troviamo in formato digitale e in formato cartaceo, pro quota. Così salviamo anche un po' di piante che, se Sì, resistono, è non è vero. una cattiva cosa, facciamo anche un piacere, All'ambiente, all'ambiente. certo. Ragion per cui, avendo lo studio digitalizzato, abbiamo potuto staccarci. Devo dire che nel primo round, tutti i collaboratori sono rimasti a casa dal 27 di febbraio, quindi ben prima del primo lockdown, e ancora adesso abbiamo staccato per i collaboratori una settimana prima della zona rossa. E Certo. questo mi fa particolarmente felice perché mi ha detto per 2 volte che abbiamo avuto un timing di intervento più veloce rispetto a quello che è stata la scelta generale. Detto questo, avendo avuto un'intuizione, di questo dobbiamo dare merito alla nostra business manager, che ci ha prestato per tempo tutti gli strumenti, e quando dico per tempo intendo dire ben prima che fossero necessari, quindi avendo modo di testarli, di sperimentarli, vedere come funzionavano, abbiamo potuto lavorare da remoto, essere sempre in collegamento con i nostri clienti, con i nostri colleghi in Italia e all'estero, poter operare su diverse piattaforme. Certo, insomma, E questo ci ha consentito di continuare l'operatività. essere in più posti nello stesso tempo, diciamo chi ha saputo sfruttare questa cosa ha saputo andare oltre, appunto, e agire con tempestività. Credo che io possa prendere questi due aspetti che lei ha giustamente citato per concludere un intervento, ma perché racchiudono poi tutto il resto, insomma, credo che sia questo un po' il succo del discorso. Grazie all'avvocato Olimpio Stucchi, managing partner di Uniolex Stucchi & Partners, e complimenti a tutto il team, ovviamente, Uniolex, per questo Certamente, riconoscimento. certamente. Va bene, alla prossima, insomma, avvocato, ci Grazie, rivediamo grazie presto. ancora, grazie, Grazie, grazie a voi, grazie, complimenti.